Andrea, ti aspettavi questa partita sia come avversario, soprattutto come il gioco dei tuoi ragazzi e come li hai visti? Io sono convinto che oggi nel primo tempo siamo partiti un po' troppo contratti, abbiamo preso le prime tre mete in modo, diciamo, alquanto non buono, perché potevamo essere più fisici nell'uno contro uno in quelle situazioni, però credo che l'emozione e il giocare una partita di questo livello abbiano giocato a sfavore della mia squadra. Va detto che dopo credo che i ragazzi abbiano fatto una partita di orgoglio, di determinazione veramente incredibile, tenendo conto che noi siamo l'Italia e loro sono la Nuova Zelanda, e abbiamo cercato in tutti i modi di provare a costruire il nostro gioco. Abbiamo fatto anche due o tre bei lanci del gioco che però per errori personali o per fortuna non si sono conclusi positivamente, però credo che la partita di oggi dell'Italia sia stata un'ottima partita. Purtroppo il punteggio dice tutt'altro, però io ho fatto i complimenti ai ragazzi, soprattutto per come hanno giocato il secondo tempo, per come hanno reagito, come hanno saputo tenere il campo malgrado la velocità incredibile della Nuova Zelanda. Soprattutto a livello di placaggi siete stati eroici stasera. Ma credo che oggi alla fine del primo tempo avevamo già fatto 132 placcaggi, credo che sia finita su una media di 240 placcaggi, che è una cosa allucinante. Purtroppo la cosa che mi dispiace è che sulle fonti del gioco non siamo riusciti, per errori della coppia di mediani, che è la prima volta che giocano insieme a livello internazionale, non siamo riusciti a costruire quello che volevamo. Avevamo chiesto una fissazione del gioco in zona 2 e poi un cambio di fronte, invece abbiamo sempre giocato penetrando con il mediano di mischia, con il mediano d'apertura, e ci siamo isolati, abbiamo preso 4 metri in contropiede, però questa era la voglia di fare, non presunzione. Per cui io credo che oggi tutti i ragazzi, veramente tutti e 22, hanno fatto una gran partita. Tenete conto poi che è entrato un ragazzo di 18 anni che è Michele Campagnaro, per cui quello che si dice delle altre nazioni, penso che anche in Italia attraverso il lavoro delle accademie lo stiamo raggiungendo, perché è la prima volta in assoluto che un ragazzo del 93, perciò 2 anni più giovane, entra in un mondiale e gioca un mondiale, perciò credo che il lavoro stia dando i suoi frutti. Certo, questa non era la partita per noi, comunque sono convinto che i ragazzi oggi devono essere orgogliosi e andare a letto questa sera sereni, sapendo di aver fatto tutto il possibile in campo e aver onorato la maglia dell'Italia. Sì, Maria, Andrea ha parlato di emozione all'inizio, che abbiamo postato qualche meta, però giocare con un pubblico così, superata l'emozione, penso che sia una spinta. Poi si è visto nel secondo tempo, quando ci sono state quelle due gol che hanno portato la meta, hanno un po' spinto. Sì, è una grandissima emozione giocare in un campo così con così tanti tifosi. Sicuramente sono stati molto di aiuto nei momenti critici della squadra e anche nei momenti in cui stavamo andando in avanzamento. È sempre bello giocare con tutto questo pubblico caloroso al nostro fianco, il nostro 16° uomo in campo. E poi, questa era una partita fuori categoria, dato che anche nella finale di un anno fa avevano fatto 60 punti in azionisti. Vuol dire che, fatte le tutte proporzioni, dopo questa sera noi possiamo giocarcela alla pari, secondo te, più o meno con tutti gli altri? Il nostro grosso problema, sicuramente oggi abbiamo fatto una buona partita tenendo conto delle partite che ho visto dell'anno scorso della Nuova Zelanda e del punteggio che tu hai appena accennato. Il nostro grosso problema in questo momento è la capacità che i ragazzi e lo staff fisioterapico avrà di farli recuperare, perché noi non siamo abituati a giocare partite così intense ogni 4 giorni. Non siamo abituati a giocare partite così intense ogni 7 giorni, perché
nel Sei Nazioni, dopo una grande prestazione contro l'Irlanda, siamo crollati in Inghilterra perché proprio fisicamente non siamo riusciti a recuperare. Abbiamo cercato in questi mesi di fare un lavoro in stato d'affaticamento per riuscire a colmare questo gap del recupero, e se riusciremo a recuperare correttamente sicuramente faremo una buona partita, una grossa partita contro l'Argentina e potremmo dire la nostra. Va detto un'altra cosa, abbiamo fatto una scelta ben precisa questa sera di mettere in campo la squadra migliore che avevamo senza lasciare nessun giocatore titolare, chiamiamoli così, anche se i titolari qui sono 26, fuori del campo, perché ci sembrava giusto onorare l'Italia, onorare il rugby veneto e soprattutto il pubblico, e non siamo scesi a tatticismi, a tattiche di cambio, di mettere giocatori per risparmiarli, per cui io credo che questo alla fine ci pagherà, perché i ragazzi troveranno fiducia e capiranno quanta fiducia c'è in loro e quanta volontà c'è di dimostrare che l'Italia è cresciuta e non è più, diciamo, la Cenerentola del rugby internazionale a livello juniores.